non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. Grazie. Ma grazie a voi di aver accettato le nostre domande scottanti. Andiamo. Ma non lo sapete? No. Nessuno mi ha avvertito. No. Cioè, dunque l'ha detto Milena. Ma teniamo no, non puoi andare via più. No. Teniamo i piedi qua. Esatto. Dove mi metto io? Scegli tu dove vuoi stare. No, lui in mezzo, dai. Ecco. Sì, dai. Io sempre in mezzo. Sempre in mezzo. Allora, vi siete sposati a maggio. A maggio. Sono novelli sposi, augurissimi. Un po' timpati, ma sempre... Novelli è un eufemismo nel nostro caso. Beh, perché scusa, state insieme da, vi ho detto, un tanto tempo. 18. Che buon profumo, chi sei? Tu, lei? Forse io? Ma un profumo pazzesco, meraviglioso. Lupano, pure tu, pure tu. Però... Dopo i Bartis. Cosa? Dopo i Bartis, sei stato bravissimo comunque, Giorgio, davvero. Ma puoi restare o devi andare via? Dovremmo andare, mi portavi anche Dorcas, posso? No, Dorcas resta qua, scusa. Se... Dorcas mi rapisce, mi rapisce. Dobbiamo vedere insieme dove siamo sui gradini. No, mi deve rapire, andiamo via insieme. Andate, ciao, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Veniamo a portarvi al Paradiso delle Signore. Vi spiego come funziona Novelli Sposi. Vai. Faccio la domanda. Sì. Il primo che pigia non risponde. Ah. E risponde l'altro. Esatto, perfetto. Quindi sarà forse una gara a non rispondere. Esatto, faremo proprio quello. Prima domanda, vai. Chi dei due proprio non voleva sposarsi? Allora, volete dire tutti e due perché non avete pigiato? Non rispondo io? Vabbè, io. No, Milena. Yes. No, la verità era che la verità è che io sono venivo quando ci siamo conosciuti già da un matrimonio, quindi in realtà senza figli, un matrimonio però d'amore, quindi insomma. L'avevo rimosso, ma dove l'avevo già sposata? Sì, a 20 anni, giovanissima, quindi. Ma quando ci siamo conosciuti ai fotoromanzi eri già sposata? Sì, certo. Mi ricordo dovevi andare a Ponza, non ci volevi andare. E guarda, ci stavamo lasciando lì. Hai capito? Quindi voi sapete cose che io non so. No, non ti preoccupare, vabbè, non ti sentire. No, ci conosciamo da più tempo di te, quindi. E quindi tu eri sposata. E quindi hai detto, questo matrimonio è andato male, non voglio ripeterlo. Sì, diciamo un po' avevo paura, come se fosse una cosa scaramantica poi, ecco. Okay. E quindi abbiamo iniziato dicendo, vabbè, poi ci sposeremo. Poi più il tempo passava e più questa cosa un po' mi metteva l'ansia. No, in realtà, diciamo che ci siamo detti, appena Sofia, che è la nostra prima primogenita, potrà portare le vere, e allora ci sposiamo. Quanti anni ha Sofia? Sofia va all'università tra un po', per cui... Diciamo che loro hanno avuto 6.570 giorni per pensarci, 6.570 giorni. Hai capito? Ecco. Questa cosa. Quindi come l'avete organizzato questo matrimonio? Tu hai fatto qualcosa? Guarda, ha fatto tutto lei, devo dire la verità. Perché allora, lei... lui mi ha fatto la sorpresa, perché non me l'aspettavo, non era stato organizzato, lui aveva il giorno del mio compleanno, mi ha portato le promesse, mi mancava la mia firma, ecco. E... che potevi anche non firmare. Che ho ottenuto con l'inganno perché ho dovuto ovviamente poi... Però... Firma, questa è una casa. Esatto. E quindi da lì in poi è stato tutto molto veloce perché poi stavo lavorando, quindi insomma non avevo molto tempo per organizzare e ho organizzato questo matrimonio nell'arco di un mese. Non ho fatto... Sì, perché c'è una cosa da dire, che nel frattempo ho detto, vabbè, ci sposiamo e stavano scadendo perché abbiamo continuato. Sì, stavano scadendo di nuovo, allora per evitare di ricominciare tutto da capo ho detto vabbè, organizziamolo e l'ho fatto tutto in un mese. E allora vediamolo questo matrimonio dopo 18 anni. Allora vediamo, ok. So open up the doors, the shape of our hearts the same. Let's find a way back to us somehow, some way. Oh,
niente. Eravamo attempati ma carucci. Ma che attempati? Ma ancora che dici attempati? Ma parla per te, diglielo, Mauro. Ma perché attempati? Siamo... Le vostre figlie cosa hanno detto? Felici? Hanno pianto di gioia, questo è vero. Sì, loro sono state... Abbiamo pianto tutti, ma chi me l'ha fatto fare? Viaggio di nozze? Non ancora fatto. No, Pasqua, ancora ci sentiamo a Pasqua? Sì, perché io ho questo anno preso dal teatro, quindi sarà difficile. Per il momento non mi posso muovere, quindi... Scusa, perché adesso sei in teatro, ma sì. Quando finisci? Finirò non prima di aprile, marzo, aprile, sì. Eccolo qua, l'uomo perfetto. Eccolo. Regia di Diego Ruiz con Gianclaudio Carretta e con Nadia Rinaldi. Sì. Che combinate a quel povero Carretta? Tra l'altro questo l'ha scritto sempre Mauro. Mauro, diciamolo. Intanto devo dire che insieme a un caro amico che è Riccardo Herrera, e che combina l'uomo perfetto. Vi siete immedesimati, tu e... Che... Alla ricerca dell'uomo perfetto. Guarda, in realtà è molto più dal punto di vista femminile, nel senso che è un po' una presa in giro dell'uomo perfetto, una presa in giro di ciò che le donne vogliono da noi. Cosa vogliono le donne? Ma sai cos'è? Che la verità è che noi cerchiamo la perfezione, che non esiste, ma qualora esistesse, noi ci stancheremmo anche di quella. Questa è la verità, che noi non ci va mai bene niente, non ci accontentiamo mai. Se riuscissimo ogni tanto ad accontentarci di quello che abbiamo, forse vivremmo più felici. Sicuramente. E chiaramente in chiave ironica raccontiamo la storia di queste due sorelle. Che sei sorella con Nadia. Con Nadia. Io sono un'attrice di soap da praticamente 27 anni, faccio sempre lo stesso ruolo da che sono entrata, che ero piccolissima. E lei giustamente a un certo punto mi dice: devi cambiare, fra un po' ti faranno fare la nonna che va al funerale. Simpatica, simpatica Nadia. Lei invece ha paura di cambiare e quindi, insomma, vive in questo mondo un po' particolare. Diciamo che ha problemi con gli uomini. Con gli uomini e si fa comprare dalla sorella, trova un'inserzione pubblicitaria sul giornale, si fa comprare questo robot, quest'uomo perfetto, perché lei chiaramente programmandolo ha intelligenza artificiale. Perfetto. Attenzione, il fatto si fa interessante. Intanto c'è un caffè per voi, se lo volete. Wow, grazie magari. Ross, grazie mille. Grazie. Caffè, l'effetto che ho. Lo spettacolo è al Teatro dei Servi a Roma con Nadia Rinaldi e Milena Niconi. Io pazzo di te. Sì. Grazie. Attenzione, la prossima domanda scottante riguarda qualcosa che è avvenuto un po' di tempo fa, perché siamo insieme da 18 anni. Grazie Rossella. Grazie. Com'è stato il vostro primo incontro amoroso? Zitto lui andava. No, è andato per conto suo. Ma guarda che sei tremendo. Ma parla tu, sei tu. Lasciami pigiare per favore. Almeno bevo il caffè, no? Esatto. Il nostro primo incontro, sì. Guarda, è stato per un lavoro. Lui era l'autore e il regista di un programma televisivo dove mi invitarono. Io andai e quindi lo incontrai all'aeroporto. In realtà... All'aeroporto, scusa, e non in studio, in regia? Perché dovevamo partire per Santo Domingo. E quindi siamo partiti, io l'ho conosciuto sull'aereo, dove poi abbiamo chiacchierato un po', dove lui si è presentato, insomma, dicendomi che appunto era il regista, mi ha raccontato un po' quello che sarebbe successo in quella settimana. E non però tutto quello che sarebbe non successo. Era. Poi non proprio tutto, capito? Non mi era tanto simpatico, devo dire la verità. Non ti era simpatico? Non ti era simpatico, no? Mi sembrava un po' così. Ma lì sul lavoro uno deve essere professionale. Era molto distaccato, sulle sue. Il regista che doveva fare, non poteva fare il simpaticone. Non mi è piaciuto subito. Non ti è piaciuto? L'ho visto. E poi si è visto, 18 anni, due figli, un matrimonio. Poi cos'è che... Come... Gaiotto fu il mamacuana. Il mamacuana. Non te lo ricordi il mamacuana? Dimmi tu, dai. Allora. Dimmi. Non lo far parlare troppo perché è pericoloso. Scusa, è un autore, sa scrivere, figurati a raccontare. Diciamo che a Santo Domingo esiste un liquore particolare fatto con l'organo riproduttivo delle tartarughe. Che si chiama mammacuana. Mi pare sia afrodisiaco. Vero, questa è una cosa... Con le umaie delle tartarughe? No, l'organo. Ah, l'organo, scusami. Stavo pensando già alla seconda, scusa. No, esatto. Vai, tu vai, vai. Tommaso Rinaldi? Scusa.
scusa, Tommaso Rinaldi, canzone, no, scusa, vado. Perché tu ti diverti, cioè ti... La mettono quando io sbaglio. Certo, è bellissima, ma dovremmo sentirla 2 o 3 volte, cioè. Hai assaggiato questo liquore di Santo Domingo fatto? Fatto, no, punto. Fatto. Fatto, no, non l'ho mai assaggiato. Dunque, dicono che abbia queste proprietà afrodisiache. Lei si squadra la bottiglia. Quella sera devo dire che a me è piaciuto molto, no, però... No, diciamo che abbiamo passato una bella serata divertente dove c'è stato un approccio diverso, molto più simpatico. Si è sciolto un po'. Era anche uno degli ultimi giorni per cui ero rilassato. Andato. Rilassato, sì. Fantastico. Il programma com'è andato? Molto bene. Ci siamo divertiti, è stata una bella settimana, poi vabbè è stato... Non mi direte qual è questo programma, comunque andiamo... Vabbè, se dall'altra parte, ho capito che dall'altra parte, va bene. Prossima domanda, cosa non sopporti proprio dell'altro? Oh, tiè. Cos'è? Tiè. Ce l'ho fatta. Beh, non è che... Devo dire che molti dei suoi difetti sono le cose che invece mi divertono e mi piacciono. E le utilizza poi, capito? Me le mette nelle... Scrivo. Se no che scriviamo qui. Esatto. No, una cosa particolare che a lei, e spero ve lo faccia sentire, è il modo con cui si schiarisce la gola. No, dai. Ti prego, no, Milena. Ti prego. Ci conosciamo da 20 anni. Ma no, ma non prego, poverino, ma perché? Dai, dai. Devi sapere che io non... No. A un certo punto, conoscendola, ci stavamo conoscendo, sento questi rumori strani. Dico, ma che... Sempre a Santo Domingo. Sempre a Santo Domingo. Ritorna questo Santo Domingo. E era lei, no, che si schiariva la voce. No, ma quella è una cosa così mia che... Devi farlo. Dai, dai. Paterina, ti prego. Dai. Milena! Milena! Dai, Milena. Ma è un rumore. Allora, che poi... Devi schiacciare. Devi allora, schiacciare tu. Il problema è che io ogni tanto quando prendo freddo mi viene un prurito, prima del mal di gola, un piccolo prurito alla gola. E allora, non sono l'unica, perché ho visto che c'è qualcuno come me che lo fa, e io faccio un rumore... Oh, grazie! Sì, però, faccio, cioè, allora, così, funziona così. Non lo so se mi viene... Aspetta, non... È così, l'hai sentito? No, io non l'ho sentito. Alzate un po' il volume del suo microfono. Faccio. Capito? Ma come fai? Che ne so, migrante. Io credevo che ci fosse un animale in casa, c'era una... Cercavo a guardare, non riuscivo a capire. E poi era lei, hai capito? No, Milena. Prossima domanda. Vai. Prossima, nell'intimità. Vado su... Allà! Chi dei due è più appassionato? Mamma mia, appena detto nell'intimità, io non l'ho... VAR, ci vuole la VAR, o il VAR, com'è? Maschile o femminile? Il VAR. Sapete cos'è il VAR? Lorenzo Farina, sai che cos'è il VAR? Credo, mo farò una figuraccia, dovrebbe essere la telecamera che riprende, tipo la moviola? Quanto soffro, mi state educando, vedi che piano piano, sono lento ma apprendo. Quindi chiedo alla regia di rivedere questo momento. Abbiamo il VAR in campo? David Marco Tulli? Lo prepariamo. Ecco, lo prepariamo. Nel frattempo allora chi deve rispondere? Lui, dicono lui. Allora, le sciure, no, fate... Inquadratemi le sciure. Sciure, chi deve parlare? Vabbè, abbiamo detto una bugia, però è lui. Ce l'abbiamo. Il VAR, vieni da me, prego. Niente, ha schiacciato lui, dai. Vabbè, rispondetemi, quindi allora, nell'intimità, chi dei due è più appassionato? Oh, avete pure 2 figlie, cioè, ma cosa è successo? Tocca a me rispondere? Allora, vai. Sicuramente... più appassionato lui, nel senso che è sempre molto pronto. Stai fermo. No, allora c'è da dire che lui, sono 18 anni che mi dice che sono bella, che sono l'unica donna. Sei bellissima, Milena. Mi ama follemente. Sei oggettivamente bellissima. Grazie, però
È vero che lui questo lo fa molto più di me, ecco, nel senso che lui è sempre pronto a dirmi che sono. Ma tu sei bellissima, lui non è bellissimo. Non voleva dire questo, ma. L'amore, come si dice? Cieco? Lei voleva dire che. Ma dopo un po' di anni ci vedi? Dopo un po'. Esatto. Maro, sei un uomo molto affascinante, però lei è bellissima. Cioè, vabbè, ho capito, sei diciamo, tu. Diciamo lui, dai. Allora, scusa Simon, ma io sono Simon, ma chiediamo a lui com'è l'intimità. Beh, Kate, Milena è Sagittario, Mauro è Scorpione, quando c'è uno Scorpione in mezzo il resto dello zodiaco impallidisce quanto a passionalità. Ah, sì, per eh? Cui sicuramente direi che è più passionale lui. E poi sicuramente la compatibilità è buona, il Sagittario è più un ottimista, lo Scorpione tende un po' a essere più sospettoso, possessivo, per cui probabilmente concordi, perché tu è un po' gelosetto. Di oroscopo. Guarda, forse lui è uno Scorpione un po' anomalo, nel senso ma che forse è molto positivo lui, molto più di me. Ah sì, eh? Sì. Però lo stesso ascendente, possibile? Avete lo stesso ascendente? No, io ho lo stesso ascendente, sono Scorpione, ascendente Scorpione. Ah, quando il segno e l'ascendente sono uguali si somiglia all'opposto che nel tuo caso è il Toro, per cui è sicuramente da maggiore solarità. Ah, ecco, hai visto? Ecco abbiamo, che abbiamo scoperto. Beh, tu dovevi saperlo perché sei una grande intenditrice di oroscopi. Oh, mamma mia. Caro Simon, collega qui, guarda. Sì. L'oroscopo detto da lei. Sì, anch'io Paolo ho un oroscopo tutto particolare. Sì. E quindi vi do innanzitutto il benvenuto con l'oroscopo del Sagittario. Il segno rappresenta l'ottimismo e la fiducia nell'ordine delle cose. È un segno di fuoco, maschile e mobile. Ogni giorno è un giorno fortunato e sotto le stelle si accende il desiderio. Complice il Soleone, brillerete per simpatia e dinamismo. Dolce, sensuale, romantico e piacevole, si annuncia agosto. Mi sa che questi oroscopi sono un po'... Di che segno sono sei sono un tu? Po' truccati. Di che segno sei Sagittario. Tu? Sagittario. Ti pareva? Era il suo, tanto per cambiare. Fino Paolo Limiti. Che ricordo, bellissimo. Sembravo mia figlia. Uguale, uguale a mia figlia, identica, incredibile. Non è rossa lei? Sì, adesso poi si è fatta un po' il colore rosso e quindi gli somiglia tantissimo. Ma vedi? Ah, eccola! Dai, che adesso eccole, tutte questa foto non è, cioè non si riesce. Non si capisce, non però. Non si capisce, no. Niente. Allora, prossima domanda. Dopo aver litigato, chi fa pace per primo? Chi lo fa pace? Vai, per primo? Rispondete. No, troppo lenti tutti e due, rispondete. Rispondete. Mauro? Beh no, sempre io. Tanto, infatti, sono sempre io, sempre io. Chi dei due ha avuto più partner nella vita? Lui, sempre lui, sempre lui. Sempre lui, sempre lui. Ah, sei sciupa femmine. No, ma per una questione anagrafica, soltanto per mica per altro. Prossima domanda. Hai mai sbirciato nel cellulare dell'altro? Devo rispondere io? Lui sì. Appunto. Sempre lui sì. No, io no. È vero? Sì, sì. No, io non sono. No. Non amo molto andare a guardare. Non voglio sorprese strane, non voglio vedere. No, no, no. Ma perché non c'è niente da. Non c'è vabbè, niente non c'è niente. Perché guardi allora? No, più che altro perché mi è successo di leggere delle cose mentre avevo il cellulare in mano, ma non perché lo stessi sbirciando, ma delle cose normalissime. Allora Simon, ho visto che hai fatto capoccella, Simon, hai fatto così dalla camera. Perché, cosa mi vuoi dire, ma perché Simon? Lo Scorpione è proprio il detective dello zodiaco, lo Scorpione è quello che se tu metti l'occhio nella serratura per sbirciare, dall'altra parte ci trovi il suo occhio prima del tuo. Per cui. Quindi lui non è l'uomo perfetto. No, no, no. Lui non è l'uomo perfetto della commedia di Milena e Nadia, non lo è per niente. Devo dire che lui è perfetto per alcune cose, per altre tipo un po' cosa? Meno. Beh, è un perfetto marito, nel senso anche proprio di famiglia, ci tiene molto alla famiglia, tiene uniti. Perché è un po' Toro. È uno positivo, esatto, con le figlie, si dà da fare. Insomma, è molto presente in questo senso, quindi assolutamente perfetto sotto quel punto di vista. E gli altri? E per gli altri, vabbè, insomma, non si può, la perfezione non esiste, non esiste la perfezione. Non si può avere tutto. Prossima domanda, quando l'altro ti ha messo proprio in imbarazzo? No, rispondi tu. Quando?
Beh, proprio in imbarazzo. Io non so cantare e sono stato costretto per accompagnare la signorina a fare una trasmissione in cui mi hanno fatto cantare, ballare. Era una cosa, io non ero in imbarazzo, ero disteso sul palco, io non ce la facevo. Però l'hai fatto, sei stato anche bravo, abbiamo vinto la Coppa. La Coppa. Siamo stati più bravi. Pensa agli altri. Diciamo che Milena è più brava. Ma Milena canta, canta. Ma sì, vabbè, ma mica tanto. No, canti, canti. Incredibili, dimenticate proprio. Ma come fate? Non me le ricordavo nemmeno. Concentrati al tasto. Mazza. Perché questa domanda è difficilissima. Per cosa lasceresti sicuramente l'altro? Per cosa la lasceresti, Mauro? Per cosa? Non la lascerei per questioni pratiche, nel senso la lascerei. No, nel senso. Perché non la... Nel senso. Mi spiego. La lascerei se... No, esatto. No. La lascerei qualora dovessi vederla triste, dovessi vederla infelice. Per colpa tua. Certo. Hai capito? Hai capito? Che sai. Scusa. È la verità. Hai vinto, puoi anche non giocare più, gioco io con lei. Però in questo ci ritroviamo, nel senso che io la penso allo stesso modo. Io credo che un amore importante, dove, insomma, di tanti anni, figli, eccetera, io penso che se dovessi lasciare lui sarebbe solo perché non stiamo più bene insieme, io e lui. Perché la vita non si sa mai, uno dice magari si innamora di un altro, carità, però... Sì. Sì, quello va bene, quella è un'altra cosa, diciamo, il discorso dell'amore, del tradimento, quello è un'altra cosa. Io penso sono questioni pratiche. Esatto. Quello che dicevo prima. Io credo più nel fatto che alla fine se finisce un amore, se uno non riesce più a stare con quella persona, non riesce più a condividere i momenti insieme, meglio lasciarsi. Allora sì. Va bene. Posso chiudere con un'ultima domanda un po' piccante? Scottante? Dai, già pronto. Il posto più strano dove avete fatto l'amore o vorreste farlo? A parte il parapendio? Hai vinto, Mauro! No. Che di... Che vorrebbe? Vabbè, dice vorrebbe farlo. Parapendio è dura. Un po' dura, Anche perché il bungee jumping è un po' veloce, per cui non c'è neanche... Stupido. E vabbè. Acqua, aiuto. acqua. Water. Oh no. È incollata, guarda, se vuoi puoi bere direttamente dal... Era appiccicata. È tipo sulle navi, sai quando fisso? È come, no? Sulle navi, esatto. Dimmi, Lorenzo. Io ho fatto un meme che Milena mi ha smontato subito, perché io, sentendo che voi vi siete sposati dopo tanti anni, pensavo che fosse Mauro che non ti chiedeva la mano, e quindi tu eri lì che aspettavi, perché c'è una è sbagliato. C'è un'amica mia che su aree geologiche che l'aspetta. Lo dedichiamo all'amica mia il meme, allora, però con la faccia di Milena, perché il meme è questo: quando ti fidanzi, quando ti chiede la mano.